Sono tante le storie drammatiche in questa vicenda. Negli attentati ha perso tre dei suoi quattro figli, un manager di una multinazionale del commercio online. Da Londra il corrispondente Marco Varvello. La famiglia Nicholson, moglie, figlio di 11 anni, la sorellina più piccola, uccisi dal kamikaze entrato nell'hotel Shangri-La all'ora di colazione, solo il padre si è salvato. I giornali inglesi pubblicano le foto delle prime vittime britanniche identificate, vivevano a Singapore. Le storie delle decine di vittime straniere sono segnate da un destino non soltanto tragico, ma anche beffardo che li ha colpiti in vacanza. Come Anders Poulsen, l'uomo più ricco di Danimarca, proprietario di catene di negozi di abbigliamento in tutta Europa, accreditato di un patrimonio personale di oltre 6 miliardi di euro, ha perso tre dei quattro figli adolescenti. Foto su Facebook le ritraggono felicemente a bordo piscina. Obiettivi mirati, quelli degli stranieri in vacanza, oltre alle chiese cattoliche, il messaggio stragista è stato chiaro proprio nel colpire alberghi di lusso. Ancora incerto, il bilancio delle vittime straniere sarebbero quasi una quarantina. Ma tra i corpi straziati non ancora identificati ce ne sono almeno una trentina che potrebbero risultare di altri turisti.